Laura Boldrini è arrivata pochi minuti dopo le 3 del pomeriggio alle steli commemorative collocate sull'autostrada A29, dove il 23 maggio del 1992 venne fatta esplodere la carica di tritolo della strage di Capaci. Ad accogliere il presidente della Camera dei Deputati, arrivata sul posto per deporre un mazzo di fiori, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. In un luogo così emblematico degli orrori provocati da Cosa Nostra, la Boldrini ha sottolineato la necessità di sottrarre alla criminalità organizzata quegli spazi d'azione in cui proliferare. La mafia, ha detto, si combatte con il lavoro. La memoria è importante per la legalità. Penso che quello che dobbiamo alle persone che sono morte qui e a tanti altri che sono morti in nome dello Stato. Quindi credo che sia il modo migliore per portare avanti la battaglia di Falcone. Continuare la lotta alla mafia. La lotta alla mafia si fa certamente nelle aule giudiziarie, ma si fa anche confiscando i beni alla mafia, si fa riutilizzando quei beni, rendendoli produttivi, e su questo penso che ancora ci sia un po' di strada da fare. Però il giorno in cui si riuscirà a fare questo, allora si veramente sarà una vittoria, perché la cosa più triste è vedere che quando delle aziende sequestrate alla mafia poi rimangono lì improduttive, chiudono. Ecco, questo credo che non sia quello che ci si aspetta, ma invece bisogna dare seguito, fare in modo che quelle aziende producano lavoro, che le persone possano lavorare, che il lavoro è un antidoto alla criminalità organizzata. Laura Boldrini ha poi raggiunto il carcere Ucciardone, dove si è unita al corteo degli studenti diretti verso l'albero di Falcone.